Chi è affetto da pazzia deve stare all'interno di una struttura protetta per fare in modo che non crei dei danni. Ebbene, oggi come oggi i manicomi non ci sono più, ma in tempi remoti, quindi molto passati, i manicomi erano delle strutture in cui chi purtroppo era affetto o affetta da pazzia andava a finire dentro. Non erano luoghi sani, secondo la mia opinione personale, tengo a specificarlo fin d'ora, ma erano comunque dei luoghi in cui veniva, diciamo così, offerta una sorveglianza che io definisco sorveglianza speciale. A volte, se non ricordo male da quello che ho letto nel web, addirittura c'era il ricorrere a camicie di forza che andavano praticamente a contenere i movimenti e le braccia ed anche le gambe di un paziente o di una paziente. A tutto ciò chiaramente bisogna che no, bisogna, è stato tutto risolto perché non ci sono più per fortuna i manicomi, anche perché non si possono vedere degli esseri umani che, in quanto esseri umani affetti da pazzia, rimangono lo stesso esseri umani, vederli insomma ridotti in uno stato di totale indigenza. Però lasciatemelo dire pubblicamente e platealmente che bisogna mettere, o meglio, bisogna far sì che una persona che, ripeto, è affetta da pazzia o da problemi molto forti a livello psichiatrico-psicologico sia messa all'interno di una struttura protetta. Perché vi starete giustamente, ti starai giustamente chiedendo, perché in questo modo qua si evita che la persona pazza crei un eventuale danno. C'è pazzo e pazzo, su questo ne siamo tutti concordi, io auspico. C'è chi è socialmente pericoloso, c'è chi non è socialmente pericoloso ed è tranquillo e sereno, ma ripeto, dal mio punto di vista, in quei casi, chiaramente solo in quei casi in cui c'è una pazzia, in cui la persona affetta da pazzia è socialmente pericolosa, debba, e ripeto, debba essere messa all'interno di una struttura protetta, dove deve essergli garantita e quindi anche offerta la massima garanzia e la massima tutela personale. Non dico un controllo come, diciamo così, sorveglianza speciale, ma più che altro una attenzione affinché non compia gesti inconsulti, si faccia male, quindi si lesioni qualcosa del suo corpo e soprattutto che non vada a danneggiare e a creare situazioni di pericolo verso altre persone, quindi verso terze persone, ma rimanga attento, monitorato, controllato e soprattutto gli venga considerata, gli venga garantita una esistenza, tra virgolette, felice. Bene, spero di aver detto tutto. Perché questo? Perché oggi come oggi, ed anche la cronaca ci insegna questo, ci sono persone che sono praticamente libere di andare dove vogliono, fanno tutto ciò che vogliono, ma queste persone qua hanno la pazzia, nel senso che gli è stato certificato attraverso apposito certificato medico che purtroppo sono incapaci di intendere e di volere, perché la pazzia è questo, quando una persona è incapace di intendere e di volere, quindi non ha capacità nel dire voglio questo, ottengo questo, ho intenzione di recarmi qua oppure là, ho intenzione di svolgere questa attività oppure quest'altra attività diversa. Non c'è determinazione, ma non c'è la capacità di volere qualcosa. In buona sostanza è una vita, quella del pazzo o della pazza, in cui non si hanno, per così dire, le capacità mentali per svolgere
determinate attività. Non è, come qualcuno potrebbe pensare, ah, significa quindi che una persona è incapace di prendere delle decisioni. Non è questo come qualcuno potrebbe, ripeto, ipotizzare, ma è la totale, diciamo così, privazione, è la totale incapacità e impossibilità a adempiere a decisioni, a svolgere attività, ma svolgere attività in maniera del tutto inconsulta, senza alcun tipo di coscienza, senza alcun tipo di consapevolezza e senza alcun tipo di ragione. È una sorta di animale. Ecco. Detto ciò, grazie a tutti per l'ascolto. Il video termina qua. Non voglio essere lungo come altri dei miei video perché altrimenti ti annoierei, però spero che ti sono stato d'aiuto per capire chi è il pazzo, come riconoscerlo e soprattutto che deve stare in una struttura protetta.